Benvenuti ragazzi in questa nuova partita dove andrà a sfidare Roma-Milan, ovvero lunedì 12 dicembre, e come al solito noi anticiperemo. Questa mi sembra una sfida molto equilibrata. Vedere cosa dice FIFA. Abbiamo visto Real Madrid-Borussia Dortmund che è pareggiato 1-1. Abbiamo indovinato il pareggio, non il risultato esatto, però insomma siamo andati vicini. Lasciate un like se la serie vi piace, commentate se volete altri video, nel senso altre partite. Intanto vedo di gestirmi un po' di qua, un po' di là. Non, vi prego, non insultatemi per come pronuncio i nomi. Dzeko, Dzeko, come volete. Io lo pronuncio come l'ho sempre sentito. E vediamo questa partita. Chi è che vincerà? Secondo voi? Secondo voi FIFA indovinerà questi risultati? Se non mi vedete in videocamera perché aveva qualche problema e comunque direi che è più interessante sentire solo la mia voce. Semplicemente faccio video su Ultimate Team se volete o qualcosa o qualche volta, metto la videocamera. Niang, vediamo cosa riesce a creare questo giocatore. Comunque mi è arrivato il microfono omnidirezionale da... Se non sbaglio è incredibile, Niang! Davanti al portiere! Parata di Szczęsny! Che azione! Com'è passato! Filtrante... Bellissimo qua, guardate come l'ha visto, Niang si è inserito, però Szczęsny bene. Calcio d'angolo battuto, vediamo Bonaventura di testa, Szczęsny. Ovviamente la partita si svolge, io mi vedo di mettere tutto ai parametri giusti, ovvero all'Olimpico, che si svolgerà questa partita all'Olimpico di Roma alle 21 e ovviamente l'arbitro non posso sceglierlo, però... Amen. Tutti stronzi in FIFA, non dà mai fallo. Quindi Grossi gioca per Salah, di nuovo ottimo. Dovrebbe vedere l'avanzamento di Dzeko. Invece la passa per Shalawi lateralmente, che gioca con Dzeko. Dzeko davanti alla porta, spinge, va di forza. Dovrebbe passarla, invece non la passa. C'era De Rossi libero, poteva la cannonata tirare dalla distanza. E c'è nulla. Bacca? Bacca contro 4, non è riuscito molto. Rallenta, Montolivo, sposta il gioco su Suso, dalla lateralmente. Suso non prende palla, viene spaventato un po' da un angolano. Possiamo dire che si è messo davanti, non ha più visto molto. Shalawi lateralmente prova, viene bloccato invece da Abate che fa una scivolata e spazza via il pallone. Jesus, per De Rossi. Nuovo De Rossi, per nuovo per Shalawi, il faraone, per Strootman. Vediamo Strootman, prova il tiro dalla distanza. La mano fasciata, si vede che ha coltellato qualcuno. Montolivo con Strootman. Strootman se lo sposta molto bene, gestisce ottimo il pallone Strootman. De Sciglio prova ad attaccare. Invece sempre palla di Strootman che riesce a parlare per Raja. Raja Nangolan. Nangolan non è. Ha provato. Bonaventura. Passaggio subito per Bacca. Vediamo se riesce a spostare lateralmente. Bacca invece decide di far salire pian pianino la squadra per Kučka, Suso. Che poi ognuno lo chiama a suo modo, lo chiami Zeco, Geco, Peco, e vaffanculo, cioè. Devi pronunciarlo com'è, Zeco, Zeco, basta, così. De Rossi? Per Strootman, Kevin Strootman, sposta per Salah, che non prova il tiro invece. Ma avanza, avanza in maniera fantastica. Guardate che gioco, ragazzi, sono due contro Salah, ma Salah sempre in mezzo e passa senza nessun problema. Senza nessun problema. Uomo come al solito fare. Vediamo qua la tecnica dei due. Cross di Salah. Dritto. Molto, molto diretto questo passaggio. Nangolan. Dzeko. Passaggio per... Donnarumma, ragazzi. Cioè, pensare solo che ha 17 anni e gioca in Serie A. Mentre io a 17 anni stavo giocando a... Passaggio lungo per Niang. Ma Perez riesce ad avanzare. Niang attacca. Niang attacca. Uno contro uno. Ottima. Si è liberato benissimo, Salah è tornato in difesa, fa lo scambio, diventa un terzino e lascia passare Perez senza nessun problema. Raja, Nangolan. Comunque vediamo qua la Roma che sta dominando su questo Milan, però non si sa mai cosa potremmo aspettarci. Qua stanno giocando veramente tutte e due bene. Il Milan è un po' sulla difensiva, non riesce molto ad attaccare. Bonaventura riesce a prendere palla su Raja che riesce a che sbaglia, non che riesce a sbagliare. Montolivo, Bonaventura di nuovo riesce a prendere palla. Niang. Bonaventura, sempre gioco su di lui, veramente un giocatore fantastico. Bonaventura, sbaglio, errore difensivo da parte della Roma. Suso prova il calcio d'angolo, battuto bassissimo. Vediamo Niang, non prova il tiro, anzi, provato a spostarselo un po' lentamente. Kevin Strootman, vediamo se vede El Shaarawy. Invece no, fermo, dovrebbe vederlo ora. L'ha visto? El Shaarawy parte, il faraone, 1-1 contro Donnarumma, parata. Donnarumma che... Oh, lo stanno migliorando. Prima non somigliava un cazzo a Donnarumma. Adesso devo dire che l'hanno provato a fare meglio. Eh sì, perché se voi vedete... Io se non sbaglio, che cazzo l'ho giocato? In Ultimate Team, mi sa. In Ultimate Team non è Donnarumma, ragazzi. Non è Donnarumma. Non somiglia un cazzo a Donnarumma. C'è un giocatore bruttissimo che non sembra Donnarumma. Salah che prova ad avanzare, ma abbiamo il terzino migliore del mondo, Abate. E voi strisce la notizia.
Oltre che messo davanti invece Bacca, il colombiano, guardate come attacca. La palla, la vuole, niente. La possiamo vedere Suso che riesce ad avanzare senza che nessuno lo manchi, per la verità. Errore difensivo. Bacca riprende palla a rete. Errore difensivo della Roma. Cosa ha fatto lì in mezzo? Ma cos'è che è successo? Bacca ovviamente se ne approfitta e segna. Se sbagliava qua veramente non è degno di Dzeko, va a picchiarli tutti. E non è degno. Dzeko dove sta andando, scusa? Comunque qua è errore della Roma. Bacca non poteva sbagliare veramente. Si è immesso nel momento giusto, ha rubato palla, ha segnato e Carlos Bacca, così dopo il Milan che non ha dominato in questa partita, ma è riuscito a sfruttare questi errori veramente un po' i script di FIFA, insomma, i bug di FIFA, ma così, FIFA dice così, quindi secondo voi sarà veramente così, vedremo, nella realtà non si sa, come vedete il possesso palla è nettamente della Roma, gli attacchi sono stati molti di più della Roma, adesso vedremo le statistiche come ogni fine primo tempo. Finisce così il primo tempo e due cose devo dire, forse nessuna. La Roma ha giocato molto ma molto meglio, più pericolosa, più attacchi, però non è riuscita a concludere proprio fino a fondo, ha avuto abbastanza occasioni, non tantissime, però è riuscito veramente a mettere paura a questo Milan che non si è demoralizzato e Bacca, per incoraggiare il tutto, ha segnato questo gol furto, possiamo dire, rubato, e ha segnato qua i tiri, sono più del Milan eppure in porta. Però di azioni pericolose, di dominio, l'abbiamo visto la Roma con un 62% di possesso palla, i contrasti sono così, precisione, tiri, 100% il Milan, comunque molto più preciso qua, come possiamo vedere dalle statistiche, e precisione passaggio un po' più la Roma, ma ha dominato molto di più la Roma. Ragazzi, qua è scomoda, entra Totti. Ormai la sua età però gioca ancora, come potete vedere qua. Cross subito! Mette in pericolo il Milan con un cross. Vabbè, possiamo vedere i suoi tiri. De Sciglio qua, il giovane. Lo so, sparo molto stronzato, però mi diverto. Quindi, raga, cazzo devo farci. Qua subito, messa in mezzo, di testa. Oh, rete! Fantastico gol della Roma, che recupera così. Anche questa rubata, anche questa molto rubata. Non ho capito bene chi ha segnato, scusatemi. Era Alvaro Soler, come cazzo si chiama? Fazio, grandissimo gol. Comunque sincronizzati, Totti e Fazio, come potete vedere, gli script di FIFA sono molto realistici. Abate, si riparte subito, vediamo se questo Milan riesce a reagire. Kučka, Montolivo deve vedere, è molto bravo Montolivo, squadra, vede bene, buona visualizzazione, peccato sia un po' lento, quindi non riesce a concludere, è molto muciolento. Bacca intanto fa un orribile stop, secondo me doveva aspettare, doveva tenerlo anche, la velocità del passaggio era abbastanza elevata, però doveva tenere questo pallone. Montolivo, buonissima difesa palla di Montolivo, vede in maniera fantastica Suso che deve vedere Abate, un po' in ritardo, per fortuna Abate si è fermato così non è andato fuori gioco. Sta scaldando, intanto vediamo, entrano Sosa e Honda posto di Niang e Kučka, vediamo se questi nuovi giocatori freschi vanno a fare un movimento. Intanto Nangolan da solo prova, si ferma, vediamo se riesce a controllare palla, passarla a qualcuno, invece sempre palla di Nangolan. Nangolan non molla palla, dovrebbe vedere Strootman. Sosa riprende palla per Suso, so c'è che nomi ragazzi. Montolivo per Suso, capitano, vediamo cosa riesce a creare il Sharawi. Niente, ritorna indietro. No, per Danielino De Rossi. Cesco Totti, Corragio, Nangolan. Prova il tiro dalla distanza. Messo in difficoltà Donnarumma qua. Nangolan non se l'aspettava nessuno. Ha tirato veramente un missile in pochissimo tempo. Praticamente se l'ha spostata e ha tirato. Invece no, Nangolan. Rotman, Danielino De Rossi, El Sharawi, prova di velocità. Buonaventura sempre, veramente. Buonaventura, il miglior giocatore del Milan. Non possiamo dire niente. Guardate come avanza. Sempre palla sua. Palla di Buonaventura in continuazione. Fallo e prende pure un fallo. Bacca di tacco per De Sciglio. Ho ottenuto anche qua una punizione. Veramente difficile qua. Molto pericolosa, lo avverto subito. Giallo. Giallo meritato per Pere. Guardate che brutto fallo da dietro nei confronti di De Sciglio. Forse ci sarebbe stato anche il rosso. Non sono letteralmente sicuro. De Rossi sbaglia qua. Riprende Bacca. Sono in tanti ad attaccare. Possiamo vedere questo Milan che attacca. Suso. Fallo. Nangolan prova ad avanzare. Qua
l'attacco della Roma molto ma molto insidioso nei confronti di questo Milan che non ha visto passare. Paredes è partito praticamente libero, se fosse stato un pochino più avanti sarebbe arrivato veramente una buona ma ottima conclusione, una possibilità da gol. Sempre palla di Bacca che combatte contro un Angolan, non possono farci niente. Totti chiede il passaggio, Totti, un Angolan difesa benissimo. Paredes ha provato il tiro un po', secondo me da distanza un po' esagerata, però è stato bloccato subito. Onda si ferma, passaggio per Bonaventura che prova l'attacco. Bonaventura per Onda. Onda sposta lateralmente per De Sciglio, vediamo, prova alcune finte. Contro Perez invece viene bloccato e la palla si riparte con un rinvio dal portiere. Francesco Totti non riesce a prendere palla, ripartenza di Suso. Vediamo se il Milan, gli ultimi 4 minuti che sarebbero ormai fra poco fischia, si riesce a sfruttarli. Ultimo momento d'attacco. Onda si sposta cerebralmente, prova il cross, riprende palla, spazza via. Suso, bloccato. Di nuovo, sempre il Milan, totalmente in attacco il Milan con Suso. Suso, attaccato da due. Fallo. E finisce qua la partita se ritorna indietro. Invece ha fischiato il fallo e punizione. Penso che sia l'ultimo attacco. Ho sbagliato totalmente qua. Vediamo, Suso. Dalla punizione. Prova il cross. In mezzo. Nessuno. Nessuno. E qua il fischio finale dell'arbitro. La partita è finita. Finisce con un pareggio 1-1. Vediamo un attimo le statistiche, i gol e il resto. Allora ragazzi, possiamo dire subito che la Roma ha fatto più tiri, non nello specchio sono stati pari i tiri. Il possesso palla, il primo tempo era dominio della Roma, mentre Milan nel secondo tempo ha provato a riprendere tutto quello che ha perso nel primo tempo. La Roma ha recuperato con un fantastico gol. Cosa dice FIFA secondo le prestazioni? Totti è entrato, ha fatto una partita da 6.6, miglior giocatore in campo della Roma, e Jesus, Manolas e i difensori, insomma, sono stati veramente, veramente molto, molto bravi. Mentre qua io dico che Bonaventura si meriterebbe come miglior giocatore, invece no, gli è andato a Bacca, vabbè, ovviamente che ha segnato, Montolivo, sì, che è meritato. Donnarumma ha preso un 6 scarso, la difesa così così, Bonaventura un bellissimo 7. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Secondo voi finirà così la partita? Meritava il Milan, meritava la Roma? Qual è la prossima partita? Lasciate un like, commentate dicendo la prossima partita, quale volete che io commenti, e niente, bella.